Canon EOS R6, l'ultima mirrorless full frame lanciata da Canon. L'abbiamo provata come sempre sul campo. Avevamo a disposizione tre obiettivi: uno zoom, il 24-105 mm, e due obiettivi a focale fissa, il 35 mm f1.8, che è quello montato in questo momento sulla fotocamera, e il 50 mm f1.2, quindi due obiettivi molto luminosi. La prova l'abbiamo eseguita come al solito in tantissime diverse situazioni, dal ritratto alla cadenza di scatto veloce, agli alti ISO e anche in video. E in video abbiamo potuto apprezzare l'efficacia e la qualità del sistema autofocus. Adesso vediamo i risultati che abbiamo ottenuto. Mentre se volete vedere la descrizione dettagliata della fotocamera, vi rimandiamo al nostro video 7. E vedete qui la scritta in sovraimpressione. Ci incuriosivano gli alti ISO offerti da questo apparecchio, ben 102.400. Beh, li abbiamo provati scattando foto in situazioni che capitano frequente quando andiamo in vacanza o quando facciamo una gita. Abbiamo ripreso all'interno di una chiesa. E abbiamo anche ingrandito al 100% una porzione della ripresa. E questo è il risultato. La grana ovviamente è visibile, ma risulta compatta e non sgradevole. Ecco qua vediamo altre immagini scattate sempre ad altissimi ISO. Passiamo ad un altro fondamentale di una fotocamera, cioè la profondità colore offerta dal suo sensore e dal suo processore. Qua vediamo una somma di colori squillanti. Però dobbiamo ricordare che la profondità colore si deve apprezzare specialmente nelle immagini come questa, per esempio, dove i colori non sono né molti né brillanti, però i colori sono fatti di tante tante sfumature. Già in questo caso vediamo che le sfumature, per esempio, di questo verde variano parecchio dal verde tenue a quello più scuro. Ma ancora di più possiamo vedere in immagini come questa la capacità del sistema di ridare tante tante sfumature di colore e in questo caso sfumature di grigio. L'obiettivo normale per definizione è il 50 mm. In questo caso abbiamo un 50 mm di apertura 1.2, quindi l'abbiamo messo alla prova sia per vedere la definizione a tutta apertura e sia anche per vedere che tipo di bokeh dava nei ritratti, ad esempio, anche questi scattati per lo più a tutta apertura. Ecco qua vediamo la definizione in questo ingrandimento al 100%. Definizione molto alta se consideriamo che l'immagine è stata realizzata con una ripresa a f1.2. E veniamo ai ritratti. Questi ritratti mettono in luce la morbidezza del sistema ottico di questo 50 mm e mettono in evidenza anche un bokeh molto caratteristico. L'autofocus si basa sul sistema dual pixel CMOS, sia per le riprese video sia per quelle foto. Vediamone alcuni esempi.
vediamo alcuni esempi di quello che può fare l'obiettivo che può essere considerato uno zoom tuttofare, cioè il 24-105 mm. Ecco un ingrandimento al 100% della immagine precedente e vedete che si possono benissimo leggere quelle piccole aste sulla cima dell'edificio. Sono dei dissuasori per i piccioni. Beh, questo tanto per la cronaca. Prove controluce a tutta apertura obiettivo, risultato molto buono. Immagini fantasma, niente, e un po' di flare, ma questo è inevitabile. Zoom 24-105, abbiamo detto che è un obiettivo tuttofare, specialmente per chi fa del reportage, chi fa della street photography. Insomma, può portare con sé solo un obiettivo e fotografare. Noi l'abbiamo fatto, avete visto qualche esempio, e l'abbiamo fatto sempre a mano libera. Il sistema di stabilizzazione, come vediamo in questa immagine, funziona. Difatti, abbiamo scattato a mano libera con un tempo di 0,3 secondi e con una sensibilità di 100 ISO. Eccoci al 35 mm, il cosiddetto medio grandangolare, un obiettivo che va bene per tutti gli usi. In più, questo obiettivo ha anche la possibilità di mettere a fuoco a distanza ravvicinata. Se lo facciamo a tutta apertura, abbiamo anche un bokeh molto piacevole e pastoso. Scendendo più nel tecnico di questo obiettivo, qua una ripresa a tutta apertura dove si nota un po' di flare attorno al punto più luminoso che è il sole, e qua invece a diaframma completamente chiuso. Vediamo i raggi che, come capita spesso in queste occasioni, però il flare è scomparso. Per quanto riguarda la definizione, la ripresa della cupola della Galleria di Milano mette in evidenza, e qua lo vediamo l'ingrandimento del 100%, la capacità dell'obiettivo anche a tutta apertura di ridare i particolari più fini delle reti che la ricoprono. Di questa EOS abbiamo apprezzato la gamma dinamica e qua ve ne diamo un esempio. Siamo riusciti a recuperare sia in sovraesposizione sia in sottoesposizione più di 3 valori di stop. La ripresa in sequenza veloce a 20 fotogrammi per secondo e il tempo di scatto di un 8 millesimo di secondo ci hanno permesso di realizzare con facilità queste interessanti ed entusiasmanti immagini. L'apparecchio è anche un buon strumento per chi si interessa di video, sia in Full HD, nel normale Full HD, sia anche in 4K. Quella che vedete è una ripresa a 4K. Ovviamente per apprezzarla bisogna avere uno schermo che dia il 4K. E queste sono riprese in Full HD fatte a mano libera. Interessante notare la stabilizzazione e anche interessante notare la
resa della ripresa che è stata fatta completamente in automatico, sia per quanto riguarda l'esposizione, sia per quanto riguarda il bilanciamento dei colori. E come vedrete nell'ultima sequenza, anche l'autofocus continuo e automatico è molto fluido. Basta con le prove tipicamente tecniche e divertiamoci a fotografare e a guardare i risultati che abbiamo ottenuto.